Carissime amiche e carissimi amici, buonasera in questo incredibile partitello. E il green mitico partitello, il mitico partitello perché sappiamo tutti, ma tiene pure l'allerta, che cacchio, c'è l'allerta per monitorare, per sapere che cosa succede. Ed eccoci qua ragazzi, un grande videogioco dedicato al nostro caro, voi lo sapete. Ecco, guarda che è arrivato la fiesta finalmente, è arrivata Emily Thorne, pronta ovviamente. Perché? Perché è arrivata Emily Thorne? È arrivata Emily Thorne perché questo videogioco, il mitico Sakura Taisen Columns, è dedicato a Pino Shooter, il mitico ragazzo calabrese, il ragazzino amante di che cosa? Amante delle palle, amante delle gemme, ma anche amante di Emily Thorne. In questo mitico videogioco dobbiamo scegliere, avevamo già visto Sakura Taisen, praticamente il primo Sakura Taisen, dovevamo scegliere appunto alcuni personaggi principali della serie anime ma anche della serie videoludica di appunto Sakura Taisen e giocare tendenzialmente a Columns, con un puzzle game basato sulle gemme. Dice Emily Thorne, viva Pino Pacciani! Perché Pino Pacciani? Molti di voi infatti non sanno che Pino è un pochettino ambiguo, ci ricorda un pochettino il personaggio principale di Maniac, il film con l'attore che faceva praticamente il malavitoso nella serie del Padrino 2, nonché il malavitoso nella serie di Rocky Balboa, principalmente nell'episodio 1 e 2, segno zodiacale dello scorpione. Tale attore, un attore anche molto molto bravo, dobbiamo dire la verità, che morì proprio in maniera molto violenta. Praticamente lui soffriva di un, cioè non poteva il suo sangue coagularsi normalmente, e quindi che cosa faceva? Il minimo taglio gli poteva causare un dissanguamento, proprio perché le piastrine non riuscivano a coagularsi e quindi ovviamente a fermare l'emorragia anche da piccoli tagli. Lui una volta, facendosi la doccia, andò a mettere nella cabina della doccia, che era vetrata, la mano dentro praticamente al vetro, ruppe il vetro e morì dissanguato. Una morte molto brutta, perché lui si tagliò, si buttò poi dopo sul letto, non sapeva a chi chiamare, forse anche l'imbarazzo, dobbiamo dire la verità. Si mise sul letto proprio per fare in modo che il sangue potesse circolare di meno e purtroppo però morì dissanguato e fu trovato senza vita in camera. Questo è fu un grande attore, ma allo stesso tempo, adesso non ricordo di preciso il nome, ma allo stesso tempo vi consiglio infatti di vedere questo thriller horror, ma in realtà più un thriller, che si chiama Maniac. Poi vi farò vedere anche la locandina, il trailer, eccetera. Dice Emily Thorne, ecco, che inizio truculento, teoculento, ecco qua, truculento, ecco qua, pensavo teocoli. Va bene ragazzi, stiamo comunque parlando sempre della vita che può portare alla morte. Guarda che è arrivato il Gasmizzone, il nostro amico che mangia il peperone, grande Gasmizzone, il nostro caro amico il Gasmizzone, sempre sempre pronto, sempre sempre allerta, ecco qua, dobbiamo dire la verità. Sempre ed è sempre simpatico e carino, no? Dobbiamo dire la verità. Va bene, signori, avete capito, ovviamente, avete capito che ovviamente in questa mitica live la dedichiamo a Pino Shooter. Caro Gasmizzone, buonasera a te. Questo videogioco è uno dei videogiochi, pensa, un pochettino più belli, basati sul puzzle game di Columns. Tu sai che in Columns dobbiamo girare praticamente queste gemme e andarle praticamente a fare almeno un tris, andarle a collocare in orizzontale, verticale o diagonale, facendo almeno un tris. In questo incredibile videogioco dobbiamo
diciamo utilizziamo i personaggi di Sakura Taisen, e qui che è uno strategico fatto con i robottoni basato tendenzialmente sul Giappone post restaurazione Meiji, si potrebbe dire il Giappone vittoriano. Tu dici, giocherellone, ma cosa c'entra l'epoca vittoriana, che è un'epoca inglese, con l'epoca praticamente giapponese? Perché, come tu ben sai, furono gli inglesi che portarono una forte occidentalizzazione del Giappone, aiutarono l'imperatore Meiji a restaurare il potere appunto nell'imperatore e toglierlo dallo shogun, quindi si abolì anche la classe dei samurai. E che cosa poi dopo accadde praticamente? Che cosa accadde? Accadde che l'estetica degli inglesi invase il Giappone, quindi l'occidentalizzazione del Giappone fu data prettamente dai costumi inglesi, e per questo si potrebbe dire che posteriore all'epoca, appunto appena iniziata l'epoca Meiji, che cambiarono oltretutto anche i costumi, tutti quanti degli ufficiali giapponesi, come puoi vedere qui in Sakura Taisen, si può parlare di Giappone vittoriano. Il mitico Gasmizione che stai mangiando i semini e stai sputando di tutto e di più. Troppo zucchero in corpo, Gasmizione pensa e riflette sulla vita. E Militon dice, la glicemia alle stelle, basta prendere un'acqua e limone e fare i digiuni, un po' di attività fisica e sicuramente tutto ritorna come prima. Certo, non fatevi venire il diabete, carissime amiche e carissimi amici, voi lo sapete sempre. Comunque, il giochetto lo dobbiamo dedicare a Pino Shooter ultimamente molto molto aperto, soprattutto nei confronti di Emily Thorne. Pino Shooter sospettato di essere, pensa da Emily Thorne un pochettino il Pacciani del gruppo, praticamente una persona che cerca di attirare le donne, in questo caso Emily Thorne, mettendo delle immagini fasulle e dicendo ti aspetto al parcheggio, non ti preoccupare. E quindi ovviamente Emily Thorne si è messo un pochettino paura. Vedete un pochettino, anche Gasmizione si mette le mani nei capelli, ecco qua Gasmizione si mette a ridere e a scherzare. E Militorn dice più che sospettato, perché è un ragazzo, Pino Shooter, che appariva molto timido, non voleva parlare. Pensate un pochettino che Pino Shooter aveva detto una cosa, ha detto a Militorn: io ti voglio bene, ti voglio conoscere, voglio fidanzarmi con te, ma disse una cosa molto molto importante: se tu trovi un altro uomo, io preferisco guardare tu, che ovviamente ti leghi a quest'altro uomo e chissà che cosa vai a fare. Giustamente questa cosa portò a identificare un Pino Shooter come un vocerista però particolare, colui che voleva vedere la donna che amava, la donna che diciamo bramava, andare con un'altra persona. Pensate un pochettino. E quindi Emily Thorne si è un pochettino insospettita, ecco qua, ha detto chissà che cosa sta accadendo. Ecco qua, poi Pino Shooter iniziò a fare un pochettino proprio come Maniac, cioè che cosa andò a fare? Iniziò a mettere praticamente delle sue foto, praticamente prese dai personaggi dei videogiochi, cercando di raggirare Emily Thorne, dicendo ecco qua, sto io praticamente sulla barchetta. E quindi questo è stato qua. Gasmizone, neanche se era il tuo vicino di casa. Beh, ho capito, però il problema è che, ecco qua, diciamo che, caro Gasmizone, quello che tendenzialmente salva Emily Thorne è che Emily Thorne si trova attualmente in Piemonte, ma noi non sappiamo in che parte del Piemonte si trovi. Però Pino Shooter è abbastanza lontano, si trova in Calabria. Pino Shooter è una persona molto timida, una persona molto particolare. Sono 8000 chilometri, 800 chilometri casomai, ecco qua, non 8000 è Scandinavia, per farti capire, sono 800 chilometri ovviamente di distanza alla Calabria dal Piemonte. Non sappiamo infatti se poi ovviamente Pino Shooter riuscirà a convincere Emily Thorne a invitarlo a casa sua a prendere un bel caffè zuccherato, un bel caffè corretto, un bel caffè molto molto buono, dobbiamo dire la verità, e quindi ecco qua, solamente tu e Pino e questo caffè, un caffè per un'unica persona. Vatti a vedere il film Maniac,
anno non ricordo di preciso, l'abbiamo visto ieri io e la giocherelluna, penso un pochettino, poi io mi sono addormentato e l'ha finito di vedere la giocherelluna, e Pino potrebbe essere proprio il personaggio di Maniac. Forse il Gasmizzone l'ha visto questo film con il sedativo, poi fugo, e stai attenta perché ultimamente pensa che ci sono molti ragazzi che invitano le ragazze a prendere praticamente caffè, aperitivi, dicono guarda là sta passando Ras de Gun, le ragazze si girano, altrimenti potrebbero dire guarda là sta passando Gabriel Garco, e se ti piacciono gli attori italiani la ragazza si gira, gli mettono dentro purtroppo l'aperitivo, il caffè, delle sostanze che le stordiscono, e quindi stiamo attenti perché Pino potrebbe essere uno di questi alla fin fine, quello che io vado a pensare. Queste Gasmizzone, ma cosa hai messo nel caffè? Io in genere penso, caro Gasmizzone, che il caffè in genere lo prendo amaro il caffè, lo sai Gasmizzone, lo prendo amaro Gasmizzone. Ecco qua Gasmizzone, ecco qua, e mi ritorno, guarda pronta a guardare tutto, ecco qua, guarda occhi aperta, ma l'avevo capito, io lo prendo amaro il caffè, ecco qua. Però a volte può capitare che lo accompagno a qualcosa di dolce. Per esempio stamane l'ho accompagnato a due ciambelline, avete visto lo short delle ciambelline, ecco qua i ciambelloni, ecco qua, e mi ritorni, dice, ma l'avevo capito, sì, ma i ciambelloni stavano pieni di zucchero. Sì, i ciambelloni stamattina erano pieni di zucchero, ieri la giocherelluna infatti ha detto iniziamo a festeggiare la fine dell'anno qualche giorno prima, e ha portato i ciambelloni, è passata per il supermercato, ha fatto la spesa e ha portato i bomboloni, ecco qua, con i bomboloni, eccolo qua, e può capitare, eccolo qui, praticamente quando capita tu lo sai cosa puoi fare, questo perché il ciambellone ecco qua, il mitico Gasmizzone sta pensando, dico, ma il giocherellone oggi che cosa ha bevuto di particolare, ecco qua, e mi ritorno fuori come un balcone, dipende, a volte sai ci sono dei balconi che affacciano all'interno, quindi uno potrebbe dire anche dentro come un balcone, penso un pochettino. Il Gasmizzone, immaginavo che i semini fossero olandesi, questo perché devi sapere che il Gasmizzone praticamente che cosa va a fare. Il Gasmizzone molte volte nelle sue particolari pause riflessive della vita, che cosa va a fare? Va a prendere dei semini particolari, questi semini che va praticamente a triturare, li mette all'interno del trituratrittula, e poi che cosa succede? Li mangia, li beve, o addirittura, dillo tu, hai capito bene, bella Joker Alone, yes baby, bella Joker Alone, best baby, dobbiamo dire la verità. E mi ritorno, dice, Cotoletta, vieni a moderare, Gesù. Cotoletta, devo dire la verità, in merito a Marco Carnevale, ho visto praticamente delle cose un pochettino particolari. Ho visto che Marco Carnevale ultimamente è diventato doppio critichella. Il doppio critichella che praticamente ci accompagna per i miei filmati, per i miei short. Andate sul canale YouTube del Giocherellone, andate a vedere Marco Carnevale che cosa scrive, andate a vedere Marco Carnevale che cosa dice. Praticamente il critichella è fatto così, praticamente il critichella si è scatenato, ha iniziato a dire che brutte pizze, che pizze vecchie, le pizze bruciate, le pizze morbide, le pizze dure, le ciambelline, le patatine, le polpettine, i cucciolini, ecco qua, e questo è il critichella. Gasmizzone dice sì, vede che oggi c'è la giocherellona perché a Luca il testosterone gli è saltato al cervello, ecco qua, e la giocherellona sta ridendo, eccola qua, guarda come sta ridendo la giocherella, e sta ridendo sempre, ride sempre la giocherella, perché non sta... La giocherellona mi ha appena mandato a quel paese in inglese, praticamente, perfetto. La giocherellona poliglotta. Ecco qua, e dobbiamo dire la giocherellona, vediamo il ritorno subito, ma sta mandando i cuori alla giocherellona. La giocherellona in realtà mi sta mandando le bestemmie nell'inglese giapponese, praticamente. Ecco qua, acidissimo davvero. Ovviamente il Gasmizzone, guardate a forma di scooter il Gasmizzone, guardate ovviamente. Ma perché hai scelto poi questo personaggio qua? Scusa, non potevi scegliere Sakura? Vabbè ragazzi, avete capito che poi oltretutto in questo videogioco
In questo videogioco ci sono questi otto personaggi che ricordano oltretutto gli otto personaggi di base di Street Fighter, e ogni personaggio ha un modo di rispondere, o meglio di attaccare e di difendersi, particolare, soprattutto di attaccare in base appunto al personaggio stesso, quindi un pattern di attacco e in più un livello che può raggiungere. Per esempio, questo personaggio lo vedete in alto a sinistra, a fianco alle gemme, quei rettangolini. Questo personaggio ha due livelli di attacco massimi, mentre il personaggio a destra ha ben 4 tacchi che possono essere riempiti. Oltretutto, il tutto è legato anche agli elementi. Per esempio, l'elemento terra qui è legato alla montagna, mentre il fuoco è legato proprio al fuoco. Giocherelluna, che segno è la giocherelluna? Giocherelluna e gemelli, ascendente bilancia e decade di nascita legata all'acquario. Io invece sono acquario, ascendente bilancia e decade di nascita legata ai gemelli, quindi abbiamo proprio, ci uniamo in una maniera tendenzialmente perfetta. Infatti la giocherellona adesso sta per ridere, ecco qua, e adesso fra poco sta per sorridere, ed ecco per poco sta per no, ecco qua, ed è molto simpatica e carina, vedete, molto bella. Santi Cristi, sì, ma infatti è per questo. Infatti tu pensa, Emily Thorn, che io appena dissi vidi la giocherellona, dissi andai vicino alla giocherellona, dissi ciao, scusa, sei troppo bella, ci vogliamo fidanzare. La giocherellona, prendendomi anche per uno psicopatico, disse sì, va bene, da oggi allora siamo fidanzati, e ci si fidanzammo così praticamente. Questa è la nostra, praticamente il nostro corteggiamento lampo, dovremmo dire la verità, e da allora ci siamo fidanzati, così è successo. Non bomba nucleare, la giocherellona è bravissima. Per esempio, la giocherellona è molto più selettiva di me in ambito videoludico, ma tendenzialmente forse anche nella vita. Ecco qua, per esempio, a lei piacciono solo dei determinati tipologie di videogiochi e determinati videogiochi. Per esempio, per i puzzle game ci va pazza, nonché per esempio per Elden Ring, la giocherellona, ci abbiamo giocato praticamente insieme, quasi sempre insieme, senza che io a volte mi addormentavo, è arrivata a ben 255 ore di gioco solo a Elden Ring. Figuratevi adesso che esce il download content, che dovrebbe uscire per febbraio, quindi non so proprio che cosa farà la giocherellona. Quindi infatti io lo giocherò tendenzialmente online con voi, e la giocherellona lo giocherà praticamente da sola con me, forse a volte faremo delle live mentre gioca lei, vi farò vedere come brava, veramente bravissima. 255 ore di gioco, forse io non sono mai arrivato in tutta la mia carriera videoludica a giocare così tanto. Mentre invece la giocherellona è grande amante dei puzzle game, ecco qua, veramente appena vede un puzzle game, soprattutto quelli là colorati, ma tendenzialmente gioca anche a quelli in bianco e nero per Game Boy per esempio, là proprio si attacca e non si stacca più, veramente molto molto brava, ed è anche molto molto brava. Infatti più volte diciamo che ha avuto delle forti mazziatone. Giocherellona è una bomba nucleare. Beh, devi vedere quando mangia pasta e fagioli che bomba nucleare esplode tutta la casa. Maronna mia, ecco qua, vi siete trovati, sì, però che ti ripeto, noi siamo molto selettivi, ecco qua. Tutti e due siamo molto selettivi, quindi la giocherellona disse no, tu mi hai fatto ridere, mi piacevi, io ho detto la stessa cosa, ho visto che ovviamente una persona che mi piaceva tantissimo e allo stesso tempo tendenzialmente stava al gioco, perché è vero che il maschio quando si innamora parte praticamente a stile colpo di fulmine al volo, ecco qua, e quindi giustamente ha retto il gioco e quindi ci siamo trovati. Certo, se avesse detto no, io con te metti conto non mi ci metterei mai, sicuramente diciamo forse sarebbe partita molto male la storia, ecco qua, e quindi potete parlare. Sì, vabbè, diciamo che noi sì, romantici sì, ma anche razionali, nel senso che come sempre ha detto la giocherellona, detto mica io dico queste cose a tutti, ho mai detto queste cose a tutti, mi hai fatto ridere e ti ho detto questa cosa, questo tutto, mi piaceva e mi hai fatto ridere, quindi lei su questo molto molto semplice. Anche adesso ovviamente sta facendo una faccia molto molto semplice, ecco qua, una faccia un pochettino da salsicciotta, da loser, o da pucci.
Ecco qua, e quindi questa è la puntata romantichella della giocherellona romanticona, la giocherellona che anche adesso si sta emozionando e adesso ovviamente sta salutando Emily Ritorno con i suoi, praticamente, come si chiamano, con i suoi... Cavate. Gasmizun, mette mano in capo, Gasmizun, e va a venire un po', se tiene un po' che pubblici per occhio. Ecco qua, e quindi questo, ecco qua, Gasmizun ovviamente si controlla la testa, e ride ovviamente con Emily Torno. Pronta, ovvio, pronto anche a difenderla da Kim, dal mitico Pino Shooter. Da difenderla da Pino Shooter nel caso in cui egli arrivi. Perché Pino è sempre dietro la porta, Pino, dobbiamo dire la verità. Comunque Gasmizun, se non hai mai visto il film Maniac con l'attore che fa praticamente quello che dà i soldi a Rocky per spezzare praticamente le mani per fare il recupero crediti, vatti a vedere Maniac, vattelo a cercare. Se hai Amazon Prime, Gasmizon, oppure ovviamente voi tutti ci mancherete, cercate Maniac su Amazon Prime, veramente un bel film, è un thriller, niente di che. Sento che arriva il giocherellino oggi, ma non credo, allora non credo che arriverà mai un giocherellino, però diciamo che quando ci vogliamo simulare l'arrivo del giocherellino, ecco qua, lo simuliamo ampiamente, quindi su questo non è così. Comunque ricordati sempre che noi diciamo preferiamo, te lo dico questo, una vita senza giocherellino, nel senso che già siamo noi giocherellini, quindi figurati con un terzo giocherellino non si capirebbe poi dopo più niente e poi non avremmo tempo sicuramente per portare avanti i nostri progetti né lavorativi né come questo qua di svago. Purtroppo bisogna fare delle scelte nella vita, non puoi fare tutto, la vita è limitata, gli orari della giornata sono limitati e poi comunque non è che tutti i giorni puoi dare il meglio di te. Per esempio oggi in una giornata praticamente di festa per tutte e due, hai visto un pochettino anche dagli shorts e dai vari filmati, ci siamo divertiti a cucinare, ecco qua, in effetti hai capito, quindi sono scelte sicuramente di vita e quindi per questo ti dico che nel senso che ognuno ha un suo scopo o ha dei suoi scopi. Io devo dirti la verità, più volte ho incontrato soprattutto uomini, poche donne, nel senso che forse la donna poco si pentiva di aver fatto figli, ma soprattutto uomini, e questo me ne dispiace, colleghi o ex colleghi più che altro, che dicevano: io se tornassi indietro non... Per prima cosa non fare i figli e poi a volte penso un pochettino non mi sposerei nemmeno, quindi stiamo parlando di padri che poi in realtà non erano persone maschi, che non erano proprio idonei per fare i papà, e questo me ne dispiaceva. Infatti devo dire, a volte molti colleghi dicevano: tu saresti un ottimo papà secondo me per quello che dici e per quello che fai, ecco qua, però spesso queste cose mi sono state dette da persone che poi dicevano: no, io se tornassi indietro non farei proprio figli, perché i figli mi danno ovviamente delle spese, mi tolgono del tempo per stare forse con la persona con cui sto e mi tolgono soprattutto tempo di passioni, ecco qua, per dedicarmi a me stesso. Però sai, a volte queste cose si dicono e non si dicono, nel senso, o meglio, si dicono per poi giustificare un fatto di non poter fare quello che si vuole, ecco qua. In realtà per molte persone avere il figlio, a volte anche avere il cane, ecco qua, dico il cane, cioè avere una o avere per esempio una persona con cui stare, una ragazza, un ragazzo, porta a responsabilizzarsi, ecco qua. Poi molti ovviamente, metti conto, dicono ci vanno a ripensare in merito a quello che ovviamente hanno fatto, hanno detto e hanno scelto appunto di compiere, dice: se non ci fosse questa persona potrei fare, no, e diciamo le cose come stanno, è arrivato questo essere vivente nella tua vita, che sia un animale o sia una persona adulta o piccolina, ti ha responsabilizzato, adesso che tu ti senti migliore di quello che sei, vuoi sempre di più. Questo perché l'essere umano tendenzialmente è incontentabile e quindi è normale che quella persona si voglia ancora migliorare e dica: io adesso per fare quello che adesso mi sta passando per la testa, se con queste persone vicino non posso farlo, ecco qua. E quindi però in realtà bisogna vedere indietro, cioè bisogna capire che grazie proprio a quelle persone tu adesso stai ragionando così, quindi sono discorsi che vanno analizzati in una consecuzio, ovvero in una consecuzione, ecco qua, di avvenimenti, di
situazioni. Quindi questo ovviamente è quello che comunque noi abbiamo notato. Ecco, bomba, è bomba bimba. E quindi la giocherellona ogni tanto viene disturbata. Dice Meritor, ma infatti a me manca solo il fidanzato, il resto ho tutto. Brava, brava, brava. E allora su queste cose, quello che io e tendenzialmente anche la giocherellona, calcola che il giocherellone, è vero che si chiama giocherellone il canale, ma è gestito anche dalla giocherellona. Ti ricordo che noi abbiamo anche la rubrica dell'amore, su cui molte, soprattutto ragazze, ci hanno scritto più e più volte e ci hanno chiesto consigli d'amore. Ecco qua, quello che tu puoi trovare anche sul canale del giocherellone, ecco qua, è anche l'amore. Ci sono tanti ragazzi, tanti uomini, se ti possiamo consigliare è di non praticamente buttarti in storie amorose occasionali, ti faranno perdere solamente tempo. Ecco qua, invece focalizzati su chi è realmente interessato, per capire ovviamente chi è realmente interessato, devi vedere chi non demorde nel corteggiarti. Per esempio, pigliamo Pino Shooter ti sta corteggiando, no, e vedi bene che Pino Shooter praticamente non demorde. È vero che è un po' particolare, un pochettino voyeurista, un pochettino, diciamo, gli piace vedere la propria donna che va con altri uomini. Ecco qua, gli piace cedere il passo. Ecco qua, questo è il Pinuccio. Quindi ovviamente, forse, però un uomo così molte donne secondo me lo sognerebbero, nel senso che è vero, può sembrare una persona che ci tiene poco, invece ti lascia una forte libertà. Ecco qua, ma vuole sgozzarmi, e non lo so, questo lo devi conoscere tu da solo. Al momento in chat sembra un bravo ragazzo, al momento in chat sembra una persona per bene. Gasmenzone dice: ho fatto varie cose nella vita, ma mio figlio è quella che mi è venuta meglio. Ecco qua, vedete, per esempio Gasmenzone, grande tutore della famiglia, su questo ovviamente lo sappiamo. Forse Gasminzone si potrebbe dire uno dei pochi papà, realmente papà. Ecco qua, grande papà, ti vogliamo bene Gasminzone, da oggi in poi lo chiameremo Don Papà. Pensate un pochettino, Don Papà che praticamente Don Papà, una persona che comunque quando ti mette praticamente il dito, ecco qua, ti indica la via praticamente. Ecco qua, io neanche ne volevo figli, ma poi stavo facendo l'ennesima cavolata della vita. Qual era la cavolata della vita, se lo puoi dire Gasmenzone? Non guardare però la femmina di destra, Gasmenzone, mi raccomando, non guardare la femmina di destra. O che lo guarda, capito? Ecco qua, e quindi ovviamente t'ammazza, però papà gamba corta, Gasmenzone lo sai, papà gamba corta, Gasmenzone tu sei sempre con noi, ma questa volta papà Gasmenzone dov'è? E Gasmenzone il tuo amico perché? Gasmenzone è gamba corta e gamba lunga, braccino corto sicuramente, perché non sei ancora abbonato. Gasmenzone, eccolo qua, questa è la canzone di Gasmenzone. Poi gli dedicheremo a Gasmenzone la canzone papà gamba lunga. Ecco qua. Emilitor dice: non farle, ecco qua, non fare figli. E stavo facendo l'ennesima cavolata della vita, non fare figli. Non farle, dice Emilitor. Dice Gasmenzone, io neanche volevo dei figli e stavo facendo l'ennesima cavolata della vita. Non fare i figli, fai mi ritorno, non farli! E l'ha fatto, però non diceva Gasmenzone, mi ritorno, tornati indietro, non farli. Visto che stai embriaco, dimmi la verità, da dove sta Arcangeli? Alessandro Arcangeli sta praticamente sempre sul canale di Discord, ma osserva, fa come Pino Shooter, guarda e non tocca. Dice Gasmenzone: una volta mi sono abbonato. Ti sei abbonato, ma ti puoi abbonare anche oggi. Comunque Gasmenzone, non ti preoccupare, non c'è problema su questo, lo sai. No, io dicevo, cosa dicevi tu Gasmi? Ecco qua, il guardone, Alessandro Arcangeli, il guardone, sperando che mentre guardi
guarda Alessandrino, non si tocca il peperoncino. Speriamo che non faccia questo. Pinuccio, secondo me, invece, il peperoncino se lo va a toccare, praticamente. E quindi ovviamente, cari amici e cari amiche, avete capito ovviamente che cosa sta succedendo qui sopra, che cosa sta accadendo, praticamente. Sta accadendo veramente di tutto. Emily Thorne ovviamente guarda, sta per vomitare, guarda Emily Thorne che sta per vomitare, sta là, vedi Emily Thorne che sta, sì, eccola qua, sta per vomitare, vista Emily Thorne, ecco qua. Immaginate quando Pino Shooter per la prima volta andrà a vedere Emily Thorne, pensate un pochettino, la vedrà, la corteggerà, gli porgerà praticamente il caffè con lo zuccherino ed Emily Thorne dirà Eccolo qua. Emily Thorne dice una live che dovrebbe essere sabato alle 2 di notte. Ma sabato alle 2 di notte qui può finire che ci troviamo i carabinieri sotto casa. Anzi, dentro casa. Gasmizzoni dice. Diciamo che quell'abbonamento gratuito al mese lo giro fra alcuni streamer piccolini, così giusto per incoraggiarmi. Non li uso per ingrassare porci grossi. E io sarei un porco grosso, Gasmizzone. Questo stai dicendo, è vero che sul canale del Giocherellone ormai puoi trovare più di 3550 iscritti, vuol dire incredibile amici, e più di 4800 video solamente per te che stai guardando. Ecco qua, il Gasmizzone, capito? Sei un vecchio porco. Emily Thorne, ma non trattarlo male. Il tuo grande amico, che si chiama, sì, Giocherellone, e ti mette il dito. Emily Thorne, è arrivato, Critichella! È arrivato Critichella, la mattina tocca la presella. È arrivato Critichella, ti guarda e ti dice sei migliore. È arrivato Critichella, la la la. È arrivato Critichella, pa pa pa. E Critichella si beve la damigianella. Ecco qua, è mio zio, ecco qua. Visto che numeri, visto incredibili i numeri, ecco, Marco Carnevale. Scimmia tu, giochi sempre a Columns, scimmia tu. E lo sai che, caro Marco Carnevale, caro Carnazzone, lo sai che questo gioco è dedicato al più grande, praticamente, spasimante di Emily Thorne, che chi è? Dillo tu. Pino Shooter, il guardone. Allora, caro Marco Carnevale, ti voglio dire una cosa. Ieri io e la Giocherellona, sei arrivato solamente adesso, abbiamo visto un grande film, il film Maniac. Praticamente, il film Maniac è un thriller. Non ti vogliamo dire la trama, te lo consigliamo di guardare anche a te, ovviamente alla tua consorte, che si chiama Una qualunque, tu e una qualunque potete mettervi nel letto, ovviamente fate le vostre cosecce. No, si mettono nel letto perché si... No, Marco Carnevale, col Carnazzone, tira il... Marco Carnevale... No, e no... Ah, la battuta della Giocherellona! L'ha detto la Giocherellona, giustamente, che tu ti metti con una qualunque nel letto. No, perché la Giocherellona lo sapeva benissimo che la fidanzata di Marco Carnevale, la prossima sposa, ha come nick una qualunque. Ecco qua, certo, si può un po' fraintendere che Marco Carnevale si metta con una qualunque nel letto a vedere Maniac, nonché a fare le cose sottosielle, dobbiamo dire la verità, però Marco Carnevale a volte potrebbe sfruttare, lo sai, questo nick della sua fidanzata per dire io sono andato, ho fatto il sottosiello con una qualunque. Ho capito, ma chi è una qualunque? No, è la mia ragazza, una qualunque, ecco qua. Perfetto, fuori dei brutti, ecco qua, ma quello è Sanji, sì, One Piece, no, Marco Carnevale, questi qua sono i personaggi di Sakura Taisen, ecco qua, il fantastico strategico, con elementi da visual novel e di anime, creato dalla Sega per il Sega Saturn, ecco qua, e poi Sakura Taisen è arrivato addirittura anche su altre piattaforme, perché ha avuto un successo in Giappone incredibile, talmente tanto il successo che la Sega, con la sua divisione Red Studio, ha fatto ben due giochi di Columns su Sakura Taisen. Il primo lo abbiamo visto l'altra volta su Sega Saturn, ecco qua, dove io ho dedicato il video sia a te che a Pino Shooter perché adora proprio Columns, e poi ovviamente a te perché mi chiedevi
videogiochi per Sega Saturn. Questo però, questo Sakura Taisen 2, Sakura Taisen Columns 2, scusami, è su Sega Dreamcast. Infatti vedi che la grafica è leggermente migliore, caricamenti ancora più veloci, artwork in alta risoluzione e maggiori effetti grafici. Ecco qua, vedi un pochettino, dice Emily Thorne, pensate un pochettino, io a studio aperto non finisco te, non finisce a studio aperto, tavolo, cucina, praticamente, il tavolo e cucina sono praticamente i posti dove Pino Shooter gli ha chiesto di unirsi in amore con Emily Thorne. Ecco qua, Marco Carnevale, nel letto tutti fatti nel letto che si fanno tra di loro. Ecco qua, Emily Thorne dice che letto cotoletta, sta sclerato e isterico addirittura, cotoletta, tu lo sai, l'altra sera ti ho trovato dentro il mio letto, cotoletta. Ecco qua, Carnatone dice Siga, tu hai fatto grandi giochi, Siga, Siga tu, scimmia tu. E queste sono ovviamente le musiche della... Ciao, piccolino. Ecco qua, è il mitico Marco Carnevale, il ciuccia ciuccia, ecco qua, il ciuccia ciuccia, pronto sempre a ciucciare, delirio puro, accoppiamento in diretta, mamma mia, io tu, ma quando, ma perché dici che sono pazzo, perché sono pazzo, ha già fatta, la faccio tu, pazzo, lo sai che Marco Carnevale tiene il cognome Carnevale perché in realtà ha origini napoletane, ui ui, Marco Carnevale, la rostaia, la tasera t'ho vista, la coppa tangenziale, ah, Carnevale, ha già visto la coppa tangenziale, Marco Carnevale. E queste sono le canzoncelle della sera. Ciuccia ciuccia che mal si consuma. Ecco qua, calabresi non campane. Marco Carnevale ha origini campane. Ma se lui mi chiama, mi dice invece che ha origini calabresi. E vabbè, questo è Marco Carnevale. Carnevale si è stressato. È chiaro, salì a commentare i biscottini. Hai capito che ha detto Marco Carnevale, sta lì a commentare i biscottini, è impazzito il critichella, ecco qua, sta lì a commentare i biscottini e il biscottone, praticamente siamo gli ardoni, ecco qua, vedi, questo personaggio invece si chiama Doremi, ecco qua, si chiama Doremi, piccolo Remi, dolce Remi, metti una mano qui e troverai due albicocche e una banana, così, dolce Remi è una canzone un po' bruttarella, E ti ricordi? Io mi ricordo che tempo fa fu stampato praticamente una maglietta Dolce Remi, metti una mano qui, praticamente, e si andava a Gardaland. Marco Carnevale, eccolo qua. Io commento tutti i video per aiutare il giocherellone con l'algoritmo. E Marco Carnevale, noi ti ringraziamo, infatti sei il capo moderatore. Poi per te, per 20 euro, ci sarà una pizza, una Coca-Cola, una sedia di plastica, una stretta di mano e anche un gadget del giocherellone in omaggio al prossimo raduno che si terrà a Talamona appena arriverà la primavera. Quindi mi raccomando, grande ritorno di Marco Carnevale, il calabrese che viveva in Valtellina, che adesso vive invece nelle Marche, pensate un pochettino, addirittura Marco Carnevale. E questo è Marco Carnevale. Ecco qua. E quindi Gasmizzone, ci sei ancora Gasmizzone, ho ancora fame di te Gasmizzone, capito? E mi ritorna Gasmizzone, dice sì, sono pronto per il secondo round, hai capito? Gasmizzone che fa, tutti quanti parlano, praticamente gireremo intorno a un grande falò cantando scimmia tu. Ecco qua, addirittura mi ritorna pizza Carnevale, peperoncino, salamino piccante, provo la affumicata e Coca-Cola che viene rutto, con il rutto libero, praticamente, eccolo qua, vedi l'orsacchiottillo è la ragazza che indica l'uccello grosso, vedete ragazzi, guardate la ragazza che indica sulla destra questo uccello grosso, e ovviamente dopo che l'ha indicato, ecco qua, Marco Carnevale è apparso. Ecco qua, dice Emily Thorne, la pizza di Marco Carnevale, la grande,
là il grande orsacchiotto. Sto pensando a cosa mangiare stasera. Stasera potresti mangiare le grandi leccornie del tuo amico il giocherellone, praticamente. Vedi, vedi, guarda, guarda, Casmidone, vedi la ragazza indica il grosso uccello che sta lì sopra. Ecco qua, un grosso uccello con la sua mano dice: vieni, vieni qui, vieni a defecare sulla mia mano, grosso uccello. Ecco qua, vedete, questa è la cosa. Ecco, questi sono i giochi praticamente che ogni giorno i vostri cari amici, i vostri grandi ma inventami tu la pizza Emily. Inventami tu la pizza Emily, la nuova rubrica che Emily Torno curerà sul forum del giocherellone. Apriamo infatti a brevissimo un nuovo slot, inventami tu la pizza Emily, praticamente, dove voi tutti potrete chiedere ad Emily Torno la ricetta non della pizza ma del condimento da mettere sopra la pizza. La rubrica si chiamerà inventami tu la pizza. Ecco qua, e questa sarà praticamente la inventami tu la pizza Emily. Ecco qua, Emily che ha fatto strage di cuori. Oh Cristo, lo chiedevo a Carrazzone. Ecco qua, Gasmizzone, la pizza va sempre bene per me, va sempre molto bene la pizza per me. Ecco qua, e sempre gli piace sempre la pizzetta, gli piace sempre anche la margheritella. Ecco qua, al caro Gasmizzone, gli piace anche il robottone, al Gasmizzone, dobbiamo dire la verità. Va bene signori, che dirvi ovviamente di Columns, di Sakura Taisen Columns. Non penso, dice Marco Carnevale, non penso che il format avrà molto successo, il format inventami tu la pizza Emily, non lo so, glielo vogliamo dedicare a Emily Torn un ribrichello, vediamo un pochettino Emily Torn che cosa dirà. Intanto ovviamente noi analizziamo anche questo incredibile videogioco, dobbiamo dire che non si discosta tanto da Sakura Taisen, Sakura Wars sarebbe Columns 1, ovviamente già visto per Sega Saturn, ragazzi, però ci voleva perché Sega Dreamcast comunque necessitava di un Columns, e quindi la Sega, chiedendo ovviamente alla Red Entertainment di quasi fare un seguito del già titolo di successo di Sakura Taisen Columns o Sakura Wars Columns, ha centrato l'obiettivo. E Milton dice il suo solito entusiasmo, il suo grande entusiasmo, praticamente la sua grande voglia di costruire qualcosa tutti quanti insieme. Quello di Marco Carnevale, che dirvi, la sua grande voglia praticamente di spingere le persone a fare, di spingere le persone a continuare, ragazzi. Pensate che appena vedrete Marco Carnevale vi dovrete fare anche una grattatilla, ovviamente nelle parti intime maschili o femminili, perché altrimenti Marco Carnevale ovviamente col suo sguardo fulminante dopo 7 giorni praticamente che vi ha guardato vi porterà alla fine dei vostri giorni. È veramente incredibile The Ring Carnevale. Infatti Marco Carnevale viene anche chiamato dalla maggior parte delle persone che lo conoscono Ringu, no The Ring ma Ringu, proprio la versione giapponese di The Ring. Sei un sagittario ammalato te, ecco qua Marco Carnevale, sei un sagittario, un viaggiatore ammalato, colui che ovviamente voleva andare a conoscere le persone, a conoscere il lavoro, a vedere nuovi posti per motivi di lavoro, e ti chiami anche Marco KKKK, Marco KKK, Marco KKK, Marco KKK Carnevale. Ecco qua ragazzi, questa è la canzoncella con cui Marco Carnevale disse ti voglio bene giocherellone. Marco Carnevale, ragazzi, non rompete le balls, io sono quello che più critica ma anche quello che più apprezza, critico e apprezzo, una forma un po' sadica quella di Marco Carnevale di apprezzare colui che spesso dice di amare. Pensate un pochettino, immaginate una qualunque che cosa gli dice: vieni qua, stai già a fare una cosa, ma tu faccia vedere scassata. Ecco qua, queste sono ovviamente le mitiche, i mitici grandi amori, mitici grandi affetti esternati da Marco Carnevale, un po' come questa ragazza a destra con l'orsacchiotto. Ecco qua, quello l'orsacchiotto è Marco Carnevale, la ragazza è una qualunque, ovviamente l'orsacchiotto poi dopo se ne va, la ragazza indica dopo il grosso uccellone, praticamente. Vedete un pochettino che cosa sta succedendo su questo canale, veramente assurdo. Sono arrivati i ribitelli e ovviamente no, è Mirko l'orsacchiotto, quindi Marco Carnevale praticamente
praticamente il biondino, la biondina e Mirko Papella, che si dice ritornerà proprio in questi giorni sul canale del Giocherellone. Pensate un pochettino, e l'orsacchiotto che viene toccato nelle parti intime proprio da Marco Carnevale. E qui siamo, intanto la Giocherellona praticamente è arrivata alla fine praticamente del gioco, dove ci sono addirittura dei personaggi che io non avevo mai visto, che stiamo parlando delle tre grazie: Grazia, Graziella, Grazia, Graziella e Grazio, e vabbè, ecco qua. E Gasmizzone ovviamente si mette di lato ed è pronto a vedere Grazia, Graziella e Grazio, vabbè, aspetta e spera che poi si avvera, sì, quando arriva Marco Carnevale, ma tu lo guardi e camminare, ma a volte dici barbanale. Ecco qua, Emily Thor dice: la Giocherellona si è buttata dal balcone. Che la Giocherellona sta giocando, mica sto giocando io, altrimenti avrei aperto la videocamera. No, la Giocherellona sta giocando, io infatti non sarei riuscito ad arrivare dove è arrivata praticamente lei. Lei è bravissima. Gasmizzone, qualche giorno che lo becchiamo in live, gli facciamo un ride e gli dimostriamo tutto il nostro affetto. Gasmizzone, il ride del Giocherellone, il ride a Mirko Papella. Ovviamente Gasmizzone dice sì, facciamo gli ride a Mirko Papella, lo facciamo arrivare praticamente direttamente qui, comunque a breve mi ha stato detto che Mirko Papella sta preparando il suo grande ritorno, con ovviamente panettone spumante e un piattino di struffoli. Ecco qua, Emily Thor, Gasmizzone, sì, così ci manda tutti a fare lì tutti insieme. Ecco qua, ovviamente questo ovviamente potrebbe essere tutto, anche perché praticamente intanto Emily Thor ha fatto anche svariate conoscenze, ha iniziato a conoscere anche il carissimo Alessandro Arcangeli, ha iniziato a conoscere anche il caro che Valerio Ketervir, praticamente, che voleva, quando venne a sapere praticamente che Emily Thor era dotata di bamboloni, praticamente disse: io passerò, penso un pochettino, per il Piemonte, devo scendere per il mio raduno esoterico, e se tu mi farai vedere i bamboloni io ti farò vedere il regalone. E non sappiamo poi come è andata a finire, praticamente non sappiamo veramente che cosa è successo. E poi Emily Thor ha conosciuto anche Eugenio, il carissimo Eugenio, con il quale ha avuto anche un veloce scambio di idee intellettuali, e poi per ultimo è arrivato Pinuccio, praticamente Pinuccio Shooter. Però vedo anche Gasmizzone interessato ai bamboloni di Emily Thor, non sappiamo che cosa vuole fare. Ecco qua, vedete, ci banna in massa. Gasmizzone dice: l'amore non si dà pensando a quello che si può ricevere. Bravo Gasmizzone, infatti amare significa donare senza nulla aspettarsi in cambio, e soprattutto, dillo tu, volendo il bene della persona che si ama anche a discapito del proprio bene. Emily Thor dice: Arcangeli è dipartito, credo. No, in realtà Alessandro Arcangeli, come ti ho detto, visualizza il canale di Discord, ma non partecipa perché mi è stato detto è rimasto male da un tuo comportamento, ma non so a che cosa si riferisca. Io, un brutto commento che fece Alessandro Arcangeli, forse nei tuoi confronti, non lo sappiamo, cari amici e care amiche. Dice Emily Thor: Gasmizzone, io la trambata nei denti non la prendo. Vai tu da Mirko Papella e vai a vedere se Mirko Papella ovviamente vuole di nuovo essere nostro amico. Marco Carnevale dice: metà dei tuoi follower sono guardoni in pratica. Sì, sono guardoni in pratica, la maggior parte sono guardoni, non partecipano. In realtà non è proprio così, nel senso che Marco Carnevale, ti ho detto, vai a leggere i commenti sotto soprattutto YouTube, e vedrai che però ci sono tantissime persone che non vengono in live, e allo stesso tempo soprattutto sugli shorts ci sono tantissimissimi commenti di tante persone che poi non vengono in live, secondo me non sanno nemmeno come venire su Twitch. Ecco qua, gli è andato di traverso il bombolone, gli è andato di traverso Stefano Traverso. Ecco qua, Gasmizzone ovviamente si è messo di lato a pensare a Stefano Traverso, e mi ritorna a chi
andato di traverso il bombolone, ecco che volevo far vedere sti bomboloni. A già caccia il bombolone a fuori, a già caccia sti bomboloni, e pizzo sto bombolone tu, e pizzo sta tu bombolone tu, e tengo solo due bomboloni. E come già fa questi bomboloni? Bombolone, bombolone, ti piace un bombolone, bombolone. Ecco qua. Dice Gasmizzone, mi ritorna, secondo me gli farà piacere. E basta. Garnazzone dice, nonna, nene, possiamo considerarla VIP della comunità. Nonna nene, non sappiamo nemmeno se ha mai visto una live. Nonna nene, non sappiamo nemmeno se ha mai visto più un video. E mi ritorna, dice, andate voi, sicuro gli fa piacere. Gli fa piacere che andate sul suo canale e lo andate a chiamare di venire sul canale del Giocherone per essere tutti insieme, per passare tutti insieme un fantastico Capodanno, ragazzi, perché a Capodanno ci sarà la stappata della bottiglia di spumante direttamente con una zona del corpo del giocherellone molto particolare, e voi sapete già qual è, con la manina, e qua andate voi sicuro che gli fa piacere. Ecco qua, vedete un pochettino. Intanto ragazzi, che dire, io credo che ovviamente la giocherellona si sia scocciata di giocare. Oh, guardate la giocherellona, guardate, apriamo la videocamera, vediamo un attimo. Ecco qua, chi è? Ecco qua, la giocherellona dice mi ritorna, fai la live di Capodanno, te prego. La live di Capodanno la faremo in tempo reale con il botto finale al gusto di pasta e fagioli. Pensa un pochettino, quindi niente fuochi d'artificio, nessuno che si fa male, solamente aria pericolata. Speriamo che la farai questa botta di Natale praticamente direttamente alla pasta e fagioli messicana. La faremo, perché non farla? E non ti preoccupare di queste cose. Lipton Ice Tea per me è il numero uno, e per te invece è il numero uno Lipton Ice Tea? Allora, dice Emily Thorn, 2 ore bevi tanta coca. Gasmizzone, guarda quanto Gasmizzone ha detto bevi tanta coca, guarda la faccia di Gasmizzone, una faccia ambigua. E la Red Bull, bevi la Red Bull, bevi la Coca-Cola, ma soprattutto sai cos'altro bere, non ti preoccupare, perché sul canale del Giocherellone si beve e si mangia, e a volte si rutta. Dice Emily Thorn, così tieni bene la live di Capodanno, quella là con le stelline, quella là con i bengala, quella là con i bazucchettoni. Gasmizzone dice, sì, bevi direttamente dalla fonte della vita, direttamente da lì, beve da lì praticamente ed è pronto a riciclare. Come diceva lo stesso Gasmizzone poc'anzi, praticamente il liquido che egli stesso genera direttamente nella sua bocca. Un pochettino come diceva Pino Shooter, il maniaco della giornata, il maniaco della casa, colui che voleva invitare Emily Thorn, direttamente nella sua abitazione. Disse Emily, io sono calabrese, prenderò il treno, prenderò l'aereo, prenderò la nave e verrò da te, e se non mi vorrà far entrare direttamente dentro casa, ti aspetterò sotto il palazzo, sotto casa, praticamente bussandoti al citofono. No, ti porterò un pacco di cassatelle calabresi, i dolci tipici della Calabria, e tu mi farai salire con il cannolo sempre in mano. Ecco qua, questo turgido cannolo ripieno di ricotta, ripieno di cacao, ripieno di cassatilla. Ecco qua, oi caramba, dietro casa, sappilo Pino, che ovviamente i carabinieri dietro casa, l'ovo caramba, vive il carabiniere, che ovviamente il carabiniere che proteggerà Emily Thorn nel caso in cui Pino Shooter si comporterà male. Ma Pino Shooter arriva dalla Calabria, arriva con la valigetta, giuro è vero, anche Pino arriverà dalla Calabria e ti porterà
troverà tanta roba da mangiare: il cannolone, la cassatiella e anche, diciamo, la zeppolina fritta, penso un pochettino, l'arancino di riso calabrese, che è molto diverso dall'arancino di riso siciliano. Il siciliano, comunque, colui che ovviamente ha sempre il cannolo duro direttamente dentro alla sua pasticceria, e Pino prende solamente cannoli duri. E questo Pino Shooter, un ragazzo ambiguo, un ragazzo timido, un ragazzo che ci ricorda il protagonista del grande film Maniac. Praticamente andatevi a vedere, andate a cercare Maniac, e se avete Amazon Prime cercate Maniac, perché almeno fino a ieri era gratuito come film, quindi ma non so se l'hanno messo a pagamento. A me tra una mezz'ora arriva la cena, perché Gasmizzone non cucina stasera. Gasmizzone stasera si è dato praticamente al lusso. Grande risparmiatore, grande capofamiglia, si è dato al lusso, quindi non vuole, pensa un pochettino, pensate voi tutti, andare a cucinare come fa di solito, perché da Gasmizzone è anche un grande cuoco, ma ha ordinato la cena dalla rosticceria, e quindi potrebbe essere anche egli un grande partito per Emily Thorne. Marco Carnevale dove si trovi? Non lo sappiamo. Intanto Gasmizzone scrive: direttamente dal peggior McDonald's di Catania, il catanese praticamente. Prima il McDonald's praticamente del Gasmizzone si chiamava il catanese, poi ha cambiato gestione, ha aperto un McDonald's in franchising e adesso si chiama il McDonald's il catanese. Ecco qua, mi ritorno, ma che orrore con i fiocchi, che orrore di libidine praticamente, mi ritorna, vorrebbe mangiare insieme forse anche stasera al Gasmizzone, e mangiare una bella cassata siciliana, mangiare un bel cannolo siciliano, mangiare una bella arancina siciliana, forse direttamente con il Gasmizzone, in bocca praticamente al suo grande cannolo siciliano ripieno di ricotta. Ecco qua, faccio le pulizie, Marco Carnevale scopa mentre mi ascolta, gli lo stimolo a scopare, ovviamente il pavimento, perché il pavimento della casa di Marco Carnevale va scopato da lui ogni giorno. E mi ritorno, cotolette è andato sul tavolo, ha seguito il mio consiglio, invece no, sta scopando sotto il tavolo, gli piace scopare ovunque, al caro Marco Carnevale, grande amante della pulizia, grande igienista, non solo alimentare, igienista anche casalingo, sempre con la mazza in mano, pronto a scopare ovunque. E Carrazzone lo scopa tutto, ovviamente lo scopa tutto, l'animale sacro, mitologico, del grande Golden Axe, che troviamo anche in Altered Beast, e addirittura troviamo raffigurato anche in altri titoli del team Shinobi, come Alien Storm. E Militon, viva le briciole ovviamente da succhiare direttamente con il Dyson, direttamente con il folletto, o da raccogliere a mano con la paletta, con la cotoletta, con la scopa. Vai a scopare le briciole, ti lascio solo le briciole in modo che tu le possa scopare tu. Emily Thorne si mette una mano davanti e una mano indietro, perché si protegge da queste frasi, si protegge forse anche dall'arrivo di Pino Shooter, che non si fa vedere forse perché ha appena iniziato un grande viaggio, un viaggio dalla Calabria con furore, ragazzi. Fece ovviamente Franco Franchi un grande film che si chiamava Dalla Sicilia con furore, Kufu, ovviamente si chiamava questo mitico film, uno dei film preferiti da Gasmizzone, pensate un pochettino, e che cosa si vedeva, e che cosa si faceva, e che cosa si diceva. E beh, ragazzi, avete capito bene, dalla Calabria col furgone. E potremmo dire la verità, perché poi Emily Thorne non sa bene qual è il lavoro che fa Pino Shooter. Il lavoro di Pinuccio è quello là di recapitare direttamente a casa i pacchi Amazon Prime, quindi dalla Calabria lui arriva col suo furgoncino direttamente sotto casa di Emily Thorne, ovviamente porta ovviamente le specialità calabresi, l'anduia calabrese, e ci fa la pizza, praticamente fa la pizza Emily Thorne con l'anduia sotto.
sopra. Pensate un pochettino, questo grande salame, un po' porchettaro praticamente, un pochettino piccantello, così ovviamente dopo, prima di andarsene, accende le candele, ma non con l'accendino. Avete bene capito come fa ad accendere le Pino Shooter. Sta arrivando, è partito praticamente ieri, e sta arrivando col furgoncino, vedete, col furgone, dalla Calabria col furgone. E beh ragazzi, dobbiamo dire la verità. Fa male la mano. Papu papi pupipu, Marco Carnevale, dove sei? Stai ancora facendo le pulizie, perché a breve ci sarà il Capodanno. E Marco Carnevale, quando c'è il Capodanno, ovviamente che cosa fa? Tu lo sai. Le tre grandi amiche, grazie, Grazielle, grazie. E mi ritorno, pensate che se c'era Mirko in live con sta live, ho capito, ma Mirko Papella ha litigato con se stesso alla fin fine, per questo non viene. Il Carrazzone dice, a Capodanno grande raduno in montagna al Giocherino, in realtà ci sarà una live notturna qui a Capodanno con i migliori giochi del momento. Marco Carnevale con un solo sacco a pelo, tutti quanti nel sacco a pelo, ma dentro al sacco a pelo tu pensi di trovare il Giocherellone, ma troverai... Dillo tu. Pino Shooter, ecco qua, bello in montagna che con il freddo, ovviamente facendo freddo, Pinuccio ha l'occasione per attaccarsi a te e scaldarsi, pensa un pochettino, con l'alito, non senza il caminetto, perché hai Pino praticamente che ti riscalda e ti alita praticamente direttamente sul collo con il suo mitico alito. Pensa che Pinuccio non lava i denti da 3 mesi, quasi 4 mesi, immagina che mitico aglio, ovviamente aglio, perché Pino Shooter mangia sempre aglio e peperoncino, ma soprattutto aglio, quindi non lavandosi i denti da 3-4 mesi, immaginate un pochettino, vedete, troverai Stefano Traverso, dormi te con Pino. Non mi stupisce che l'alito di Pino Shooter, un bellissimo ragazzo, molto ricco, molto benestante, con la Porsche, con un lavoro a tempo indeterminato da 4.000 euro al mese, grande programmatore, casa di proprietà, dup seconda casa e terza casa, cane husky di razza, ovviamente perché non ha ancora trovato una ragazza con cui stare. Per quale motivo? Lo sapete voi tutti ovviamente qual è questo grande motivo, ditelo voi, l'aglio, il sapore di aglio che ti arriva direttamente dalla natura, direttamente in faccia. Ecco qua, Evitor, un figo della Madonna, sicuro uguale come Arcangeli. Alessandro Arcangeli, sì. Alessandro, tu adesso sei arrivato, quando tu lo vedi camminare per le strade si dirimini, lo sai, è vero che è lui sì il più grande eroe, ma le sale giochi ti piacciono ancora? Alessandro, tu sei il miglior, e quando sì ti vedo io so già che tu per noi è vero, sì sempre ci sarai, sempre tu il nostro migliore amico, Alessandro. E beh ragazzi, grande canzone, uno degli hit di questo 2023, pensate un pochettino, uno dei grandi hit del canale del Giocherelloni. Ecco qua, guardate un pochettino, mi stupisce Carnazzone, il motivo sono le eccessive dimensioni, quando si tu lo vedi camminare tu capisci che Alessandrino ha delle grandi dimensioni, 31/32 centimetri, ma il pantaloncino
A volte ne se ne scende, lo sai, Alessandro, tu sei il miglior, bla 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 bla. Ecco qua, no, 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 col cervello, ecco qua, ma smettila con sta bigiotteria del Marocco. No, la bigiotteria Alessandrino è originale, è tutto originale, ci sono le foto in computer grafica di Alessandrino che io ho inserito le... Io... Che? No, la bigiotteria del Marocco sarebbe Alessandrino, che gli le vende. No, che le vendo Alessandrino, che in realtà le vende una persona che non è reale. Dice la bigiotteria del Marocco, mi stai vendendo una persona che non è quella che è. Purtroppo è Militorno, ovviamente è rimasta male, Militorno, perché cosa è rimasta male? Allora, tu questa cosa forse non la sai, io presi le foto di Alessandro Arcangeli e le caricai nell'intelligenza artificiale e dissi: intelligenza artificiale, mi fai una rappresentazione in computer grafica di Alessandro, e presi varie foto di Alessandro nell'arco della sua vita e le caricai poi dopo nel video musicale. Quindi Emily Thorne dice: secondo me Alessandro Arcangeli non è quello che compare dentro, praticamente dentro il tuo video musicale. Ecco qua, vedi, per questo ho detto sicuro Carnazzone cammina storto. Ecco qua, cammina storto perché ha una terza gamba, ma non di dire sì, Alessandrino, che quella dimensione sì, non ci sarà. Ecco qua, cammina storto, Emily Thorne sta pensando alle grandi, ovviamente, dimensioni di Alessandro Arcangeli. Dice: sei tu un truffaldino. Ecco qua, è più figo Cotoletta, scommettiamo 100 euro di Alessandrino. Non lo so, non credo. Ecco qua. Allora, quelle sono foto di Alessandro Arcangeli quando si allenava al tempo. E comunque l'ultima foto di Alessandro Arcangeli di cui io sono in possesso è quella là, che nella parte finale del video praticamente ho messo, che non è ovviamente la foto di Alessandro Arcangeli, ma è la rappresentazione in computer grafica della foto di Alessandro Arcangeli fatta dall'intelligenza artificiale. G plus 11, Giuccherelloni, Ila, Capitano, ciao G plus, e mi ritorno, ciao cara, sono Antoine, come stai? Ehi, hey, Emily Thorne! Ciao! Questo dice J Plus quando entra. I need one of these. Ecco qua. J Plus 11, Carnazzone, ehi là, come stai, caro amico? Mi vuoi conoscere? Sono J Plus 11. Ecco qua. Emily Thorne, J Plus, ciao! Sposo di Cristo! J Plus 11 dice Emily Thorne. No, figlio di Cristo! Dice Emily Thorne, figlio! Figlietto! Figlietto! Figlio, scusa. E vabbè, mi ritorno così, così lo chiama praticamente. Figlio, padre, figlio. Ecco qua. E vabbè, G plus 11, ovviamente pronto il nostro grande programmatore. Caro G plus 11, buonasera a te. Stasera stiamo giocando a Sakura Taisen, sarebbe Wars 2 Columns, che è praticamente la versione di Columns per Dreamcast, e avevamo già visto il primo episodio della versione Columns di Sakura Taisen per Sega Saturn, e adesso stiamo vedendo la versione per Sega Dreamcast. G plus 11, giocherellone! Ricordi quando abbiamo parlato degli sprite con copyright? Certo che abbiamo parlato degli sprite con copyright, perché mi era già stato capitato un grande amico, praticamente Element Pixel, che stava progettando una sua revisione, interpretazione del grande Turrican, praticamente del grande Turrican. E io dissi, caro, Element Pixel, non portare materiale coperto da copyright. Ecco qua, non portare materiale coperto da copyright per un motivo principale. Ecco qua, perché praticamente poi dopo gli sviluppatori di Turrican possono dire: chi ti ha dato il permesso di prendere il nostro materiale e di riproporlo senza appunto permesso e senza pagarci nulla? Ecco qua. Quindi che cosa potevano fare? Uno, rimozione del videogioco, e poi due, causa penale, e quindi per furto di materiale informatico e oppure plagio.
E poi richiesta di denaro. E l'Event Pixel disse: effettivamente, giocherellone, tu hai molta, molta, molta ragione. No, non fare così a papà. E che dirti? Praticamente, sì, giocherellone, tu hai ragione. Quindi mi conviene effettivamente togliere tutto questo. E l'Event Pixel dice: Retrovania Junkbox di Dragon Fighter NES. Giocherellone, hai visto in che valle di lacrime sto? G Plus 11 dice: giocherellone è attaccata a Column, se non capisce più niente. G Plus 11: giocherellone, mi dispiace, ma gli sprite non sono registrati. Sicuro che gli sprite non sono registrati? Non lo so. Se tu un attimo solo, aspetta un attimo, non so se tu vai a prendere un materiale, una grafica, ecco qua, quello è comunque un materiale intellettuale, gli sprite non sono registrati, ma tu vai a pigliare un materiale che fa parte di un pacchetto legato a una normativa sulla non riproduzione, quindi stai attento su questo, spiegami questo, se come dici tu questo non poteva esistere, Dragon Fighter per NES, ma Dragon Fighter per NES, se hanno preso degli sprite di un gioco Abandonware, hanno preso degli sprite di un gioco non Abandonware, quindi ancora praticamente coperto da copyright, sono passati più mi sembra di 40 anni, di 30 anni, non ricordo di preciso, quindi bisogna vedere che cosa sono andati a pigliare. Carnazzoni, infatti Element Pixel è finito al gabbio, bravissimo. Plus 11, ecco qua, dice: pensate, giocherellone, sai chi registrò i disegni? Kurumada per Sanseiya. Ah, ho capito, il giocherellone, no, MMK esiste ancora. Ho capito, scusami, se parli di Mortal Kombat, scusami un attimo, se io creo un prodotto dove c'è una grafica che tipo Mortal Kombat, che è coperta da copyright, e io faccio il gioco, poi potrebbero i signori della Claims, che ricordo che fecero praticamente il gioco, potrebbero dire: scusa, stai usando materiale coperto da copyright, ecco qua, che fa parte di un videogioco, quindi musica, grafica e tutto il resto, quindi o rimuovi oppure mi devi dare i danni, ecco qua, mi devi dare i danni in moneta, ecco qua, io non lo farei, ecco qua. Dragon Fighter, c'è il personaggio di Liu Kang, poi c'è Flash, ma è stato ridisegnato per farti capire o è stato preso proprio lo sprite uguale? Perché se è stato preso lo sprite uguale è sempre materiale coperto da copyright, tanto che sia nelle istruzioni sia nel gioco compare la sigla copyright, quindi protetto dal copyright, sono gli stessi sprite, e allora c'è sicuramente una violazione di copyright che può essere rivendicata. Pensa che la violazione di copyright deve essere rivendicata dal titolare del copyright, quindi ipotizza, io sto facendo adesso questo video, ti trovi, allora la sigla potrebbe dire: rivendico il copyright sul gioco che tu stai streamando in questa maniera, e potrebbe far valere dei diritti. Alcuni diritti potrebbero essere quello di rimozione del video, oppure potrebbe addirittura dire: se tu hai avuto degli introiti, mi devi dare gli introiti che tu hai generato da questo video. Lo sai questo? Ed è così, caro G++11. Lo stesso YouTube, ma lo stesso anche Twitch, riporta nelle note di contratto questo, cioè che se tu streami materiale coperto da copyright, il titolare potrebbe rivendicare la remunerazione che tu hai avuto da quel video per aver portato materiale suo, materiale da lui prodotto, e questa è una cosa scritta, ecco qua, per noi streamer soprattutto è molto molto importante leggerlo. L'importanza del cavillo, bravo, lo stream è un altro discorso, no, non è così, e tutto il materiale coperto da copyright può essere rivendicato. Se tu prendi, allora, ipotizzano, il nome Guybrush Threepwood, che è coperto da copyright, e lo metti nel tuo gioco, colui che ha prodotto il gioco potrebbe, o meglio l'etichetta che detiene i tuoi diritti di copyright, potrebbe dire: hai usato un nome coperto da copyright, quindi tu hai ricavato 10 euro, potrebbe dire: visto che hai ricavato 10 euro, mi devi dare il 50% di dei ricavi del tuo gioco. Quindi non è mai saggio, se si vuole commercializzare qualcosa, usare qualcosa di un'altra persona, ancor di più non contattando quella persona. Ti ricordo sempre che Roberto Saviano, quando scrisse il libro Gomorra, fu condannato in tutti e tre i gradi di giudizio perché aveva preso delle frasi di alcuni articoli di giornale
sulla malavita le aveva riportate palesemente, quindi copiate e incollate, nel suo libro di Gomorra. Non stiamo parlando di una copia di tutto il libro, ma solo di alcune frasi. È stato condannato con tutti e tre i gradi di giudizio a risarcire lo scrittore di quegli articoli. Quindi il copyright può sempre essere rivendicato ed è quindi saggio non usare materiale di coperto da copyright, sempre che tu non voglia ovviamente un giorno incorrere in un possibile ovviamente riferimento in cui una persona dopo 20 anni ti dice: io adesso mi sono accorto che tu hai usato un mio copyright, tu hai fatto 1000 euro, mi devi dare 500 euro. Ecco qua, perfetto. Ecco qua, ma di chi segno è J Plus Vergine per forza? Ecco qua, il nome, non gli sprite. Nome, no, il nome, gli sprite. Se io faccio un disegno, ecco qua, il disegno, e lo vado a registrare, il disegno è coperto da copyright. Oltretutto pensa che nelle opere artistiche, anche se io non vado a depositare una copyright, ovvero ho un numero di brevetto, cosa che in genere non si può fare per le opere artistiche, la maggior parte dei casi, ecco qua, ma non vado a coprire da con copyright una mia opera artistica, vale la cronologia, ovvero chi per primo ha realizzato quel prodotto. Se io faccio un disegno di un drago, ecco qua, e lo vado, metti conto, a esporre da qualche parte, quindi c'è una prova che io abbia realizzato io prima col disegno di quel drago. Se tu copi il drago e poi lo vai a commercializzare, io potrei dirti: no, il drago, quel drago là l'ho inventato io, tu stai facendo soldi sul drago che ho inventato io perché lo hai copiato da me. È quasi impossibile che tu possa realizzare un drago uguale al mio. E ci sono delle cause del genere. Ti ricordo J Plus Cancro, Emily Thor dice: il segno a me opposto, il cancro. Ecco qua, Emily Thor, vedi come fa Emily Thor. Ah, lo devi registrare, ma in quel caso non è stato registrato, bisogna registrarlo lo sprite. No, lo sprite, tu vai a registrare il prodotto. Mortal Kombat è un gioco che in un unico copyright non solo ha registrato, ha due copyright: uno è il logo, il nome, e poi il prodotto. Che cosa vuol dire? Che tutto quello contenuto nel gioco Mortal Kombat è registrato da copyright, proprio per evitare di fare 28.000 copyright. È registrato il codice, è registrato il personaggio, sono registrati gli scenari, sono registrati gli sfondi, sono registrate le voci, sono registrate le musiche, è registrato il gameplay, è registrato addirittura le illustrazioni, tutto in un unico pacchetto. Quindi non usare materiale da copyright se vuoi seguire il mio consiglio, altrimenti vai per la tua strada. Ecco qua, ecco qua, dice Emily Thor: ma è l'ascendente nei segni prima nominati. Niente, ci rinuncio. Guarda come ride J Plus. Dice e mi ritorna: salgo sul Burj Khalifa e mi butto di sotto. Mi butto sotto, sotto a Pinuccio. Quando lo vedo, io ci capisco solo una cosa, caro Pinuccio. Tu lo sai dove va, caro Pino, cosa sei? Emily Thor, ti sono mancato. Marmellata di castagni, nonna veloce, ricotta di budino. Che hai fatto? Ricotta di budino. Ma qua manco il mio. Patti palle po, patti po papi. Il professore Yukaka. Yukaka. Scusa, uno si chiama Yu. Yukaka. Yukaka. Yukaka, datemi altro. Ma qua manco il bianco. J Plus, ti sono mancato e mi ritorna. E mi ritorna. No, 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 no. Capito che ha detto? Che ha detto e mi ritorna? Ha detto io non. Senza Alessandro Arcangeli non fare niente. Mi butto sotto Pinuccio, mi ha fatto davvero ridere. Mi butto sotto a P
Pinuccio perché ha problemi a mettersi lui al di sopra. Marco Carnevale, se hai Amazon Prime, assolutamente procurati Maniac. E Mitologia Plus 11 è un gran bel segno, ma sei tutto particolare, troppo particolare, e mi ritorno, lo sono. Ragazzi, cari amici e cari amiche, abbiamo giocato per ben 1 ora e 17, ho fatto tante risate, tante... Ma che vuoi giocare con? Ma perché hai fatto Shonen Red? Quando cosa hai fatto? Shonen Red o Story Mode? Hai fatto Shonen Red e devi fare Story Mode allora per sbloccare gli altri. Carissime amiche, carissimi amici, io vorrei giocare ancora, tu sei pazzo, infatti. Allora, carissime amiche, no, adesso te lo tolgo. Te lo tolgo. Te lo tolgo. Hai visto? Perché sembra Maria? Perché magari la conosco. Conosce Maria. Allora, e mi ritorno, l'ho notato, e mi ritorno, sono diverso, e mi ritorno, Carnazzone, sta sotto a te, Pino, ecco qua, e mi ritorno, e che gli angeli mi toccano nella mia vita, come ti toccano J++, col copyright? E mi ritorno, bravo, scappa dal demonio. E mi ritorna, amen, G+, e mi ritorno, non avrei tempo. E mi ritorna, perché, che ci stai a fa? E mi ritorna, nella vita reale aiuto molte persone. E mi ritorno, proprio una vocazione, G+, 11. E mi ritorno, no, sono stato scelto da Gesù. E mi ritorno, Carnazzone, se ti faccio un bonifico al mese, fai il tuo lavoro. Che deve fare? Spazzino. Ecco qua. Ecco qua, G plus 11 e mi ritorno. Ho la facoltà, se loro approvano, di cambiare il corso della vota. Della vita delle persone. Vabbè. Intanto stai attento, G plus 11, a non cambiare il corso del copyright. Ma rido perché tu mi hai detto il fatto del copyright. Allora tu dici ho la facoltà di cambiare la vita delle persone, stai attento al copyright, poi figurati.
Impressionante! Hai visto che si chiude la fortuna della cucina? Ma chissà che era successo? Che è successo? Qui stanno litigando. Stanno litigando. Ma non ho capito. Ma stanno litigando. Oh, aiuto! Mamma, mi stavo cadendo. No, scusami. No. Vado, amici, doccia amore. Doccia, ah, doccia cena. Ciao caro, un abbraccio, vi voglio bene. Anche noi. DJ del professore. Sacca la live, zio, prima che sentiamo cose intime. Lo zio è intortato. A bestia, mi torna. Serve un badante per giochi. Ciao ragazzi, ciao. Sono il giocherellone, come state? Stasera spero stiate bene. E voi, come state? Pensavo stavano litigando. Ad un attimo in bagno, impazziscono, litigano tra di loro, il bambinello, regalona.
Va bene, signori, io ringrazio veramente tutti, io la giocherei, la ringraziamo tutti. Nessuno litiga, solo lacrime d'amore. Perché lacrime d'amore? Che hanno litigato? Chi è che aveva detto? Va bene, signori, io vi ringrazio, io la giocherei, vi ringraziamo per questa grande compagnia che ci avete fatto. Peccato che il gioco che è dedicato a Pino Shooter 87, il grande spasimante di il grande spasimante praticamente di Emily Thorn, proprio Pino non sia presente con noi. Questo ci dispiace tantissimo. Quasi un'ora e mezza di live dedicata in primis a Pino. Ci mancava solo lui, ma il gioco è dedicato a lui. Il problema è quando porto Columns, eccetera, Pino non c'è mai, e questo ci dispiace. Cara Emily, caro G+11, caro Marco Carnevale, caro Gasmizzone, io vi ringrazio veramente tutti. Ovviamente, per chi non è iscritto al canale del Giocherellone, vi invitiamo a iscrivervi se vi piacciono i nostri video, ad abbonarvi, potete abbonarvi su Twitch per evitare di vedere le lunghe pubblicità che sono necessarie al social network che ci ospita, oppure potete, pensate un pochettino, abbonarvi in base a quello che volete investire per avere dei video dedicati a voi, ma non solo. Vedete bene che cosa vi offro, ovviamente a livello 1, 2 o 3 del Giocherellone. Io vi consiglio di abbonarvi a livello 3, che veramente veramente è qualcosa di eccezionale, che vi propone delle grandi migliorie. Ovviamente potete mettere mi piace, condividere il video, fare le dovute richieste sia in live sia pubblicamente su YouTube che privatamente su Twitch. E poi ci sono tutti gli altri social network del Giocherellone. Che cosa sono praticamente? Ecco qua, c'è praticamente come social network del Giocherellone Reddit, Discord, la pagina di Facebook, il blog, TikTok, Telegram, il nuovo Threads, e addirittura, ragazzi, venite anche nel gruppo totalmente anonimo di WhatsApp del Giocherellone. Vi ho messo più volte il link, state piano piano vedendo un po' tutti quanti. Il gruppo è anonimo, quindi non vi preoccupate, non esce numero di telefono, non posso vederlo io, non possono vederlo nemmeno gli altri. E mi ricordo, dice Gasmizzone, sei in un bombolone. Ecco qua, Gasmizzone dice: il livello 3 sblocca le signorinelle. Gasmizzone, Emily Thorn, che ho fatto? Emily Thorn, ma la paghi? Me la paghi? Che cosa hai fatto, Gasmizzone? Mi hai messo dentro il cannolone. Me la paghi, Emily Thorn? Gasmizzone, Emily Thorn, ma stacchio, dobbiamo sentire gli ansimi dei giocherelloni. Gasmizzone, ma si chiudi o no? Stacca questo velo, stacca G+11 che parla coi morti. Parlava con i morti e grazie agli angeli poteva cambiare le vie delle persone. G+11, ciao, ti cambio una strada. Ma sta cosa dimmi. Stasera Creppo cambiava la via delle persone. Che non scambi binare? Ma che binari? È il capostazione della stazione Lima che ti cambia il binario. Stavolta, oh, giocatello, basta giocare, stai giocando un'ora e mezza. Ecco qua, ragazzi, noi vi salutiamo, buona serata a tutti e buon appetito per chi ovviamente deve mangiare. Ciao a tutti.